nel primo giorno di lavoro, diciamo, di non lavoro ufficiale, mi sono accorto che non mi era successo nulla. Quindi la grande paura comunque di lasciare un posto fisso, a volte in certe condizioni, è un freno immotivato, no? E poi ho avuto delle grandi sorprese, nel senso che sì, avevo verificato la mia passione per la terra, per una vita più a contatto con l'ambiente, col territorio, col lavoro nel bosco, però non sapevo fino a quanto era verificato, perché era una cosa comunque che avevo fatto nel tempo libero. La sorpresa è stato trovare in quello che sto facendo qualcosa di anche necessario, no? Per me come persona, no? Che senso Qualcosa di necessario? vitale, no? Un po' come respirare. Per me è difficile magari passare una giornata chiuso in casa se piove, magari divento nervoso, piuttosto che quando vado via, vado fuori, vado a trovare magari degli amici in città, sento comunque forte il richiamo di un luogo a cui sono legato. E quindi questa è stata una sorpresa ed è probabilmente la miglior rassicurazione di poter andare avanti su questo percorso, no? Perché non è più un qualcosa che si fa perché è giusto, perché lo si fa per un ideale oppure con un obiettivo, ma semplicemente perché è qualcosa che sento. Io ho cominciato a pensare di licenziarmi e a costruire le condizioni il primo giorno di lavoro. E poi all'ultimo ho deciso di licenziarmi, perché è stato un processo, non è stato un momento di rottura, non ce la faccio più. A un'età magari a 30-35 anni si è già indipendenti e si fa una scelta di questo genere, quindi già staccati dalla famiglia. Io l'ho fatto con la famiglia, gli amici che stavano lì a guardare che cazzo stavo facendo, e c'è il giudizio degli altri, comunque Certo. è molto forte, no? La grande difficoltà è stata rispondere alla domanda che lavoro faccio quando conoscevo delle persone. Non essendo io appunto né un imprenditore né un dipendente, in realtà che lavoro faccio dovrei rispondere vivo, però è difficile perché al giorno d'oggi siamo talmente abituati che per vivere serve solo e comunque uno stipendio, che a dire. Fare il passaggio logico, io coltivo tutti gli ortaggi che mi servono, quindi non vado al supermercato, quindi è come se guadagnassi dei soldi perché li risparmio attraverso il mio lavoro, è un passaggio difficilissimo. Anche quando vado in bicicletta, io dico, vado a fare una presentazione in bicicletta, faccio 100 km, dico, ragazzi, io ho lavorato in queste 5 ore che ho impiegato per venire qua in bici perché non ho fatto il pieno di benzina, non ho pagato l'assicurazione, non ho pagato il bollo, non ho pagato il Tu non hai ancora quella meccanico, macchina. non ce l'ho la macchina. E quindi quello è stato un lavoro, ho prodotto un Certo. bene movimento, no? Un bene spostamento che altrimenti avrei dovuto pagare. Però vai tu a spiegare, e dopo viene fuori la pensione, e se ti ammali, e se farai dei figli, cioè vengono fuori tante paure che io non, cioè, non è che ho messo da parte questi pensieri, né non ho scelto appunto di non guadagnare più dei soldi con il libro. Anche a me comunque servono dei soldi per vivere, pochi, molto pochi rispetto alla media, però servono. E non ho neanche deciso di non contribuire più al sistema, di alienarmi. Però sembra quasi che dobbiamo prendere o tutto o niente, no? Che tirare un po', come dire, la gamba indietro e cercare un modello un po' alternativo, sia, come dire, impossibile. A volte la gente mette davanti queste paure per dire, ecco, non si può fare. E poi a me è piaciuto quello Però che ha detto, che diceva Turò, diceva che tanti sì, praticamente si rovinano la vita, cioè perdono gli anni migliori lui, certo. pensando a un futuro che non potranno magari Godersi. poi godersi, no? Cioè, Certo. accumulando delle risorse per l'età peggiore, dice, la chiama l'età peggiore, quando i piaceri della vita ormai non conteranno Chiaro. più nulla. Quindi ho Chiaro. fatto mio un po' questo motto, ho detto, a un certo punto, ne avevo la possibilità, lo faccio. E facevo questo, facevo mais, pollo, Davis, quindi col mais nutriva il pollo, poi il pollo nutriva Davis. Facendo una X sopra, il mais andava direttamente a nutrire Davis e in tutto questo io lavoravo di meno, no?
mi sono reso conto dei costi ambientali e in termini di risorse che ha la carne, quindi ho scelto il mio modello. Ma non è una scelta irrevocabile, magari domani avrò dell'eccedenza, avrò voglia di lavorare di più, avrò voglia di mangiare la carne e lo farò. No, è però una necessità di adattarmi al territorio. Ho abbandonato le definizioni, i pensieri appunto sui massimi sistemi. Cioè, quando ho cominciato magari a lavorare dentro questa serra qui, poi cioè, non avevo più il mio prossimo pensiero era il passo successivo Certo. da fare. La differenza, come io che da tecnico informatico sono qui a portare le creare di letame, non ho nessuna, sì, Disagio. nessun disagio nel fare questo, perché prima ho visto che cioè, ogni lavoro diciamo, ha Ha le una sue sua, carriole da ha le sue portare. carriole di merda da portare. Qualcuno fisiche e non sono magari le peggiori, qualcuno è anche un po' più simboliche, però tutti quelli che vedo io vogliono fare l'orto, vogliono andare in bicicletta e quindi magari io dico cazzo. Poi magari quando mi capita vado al mega centro Via commerciale di compro. Udine e dico no, ancora, ma non era vuoto. Incontra e conosce qualcuno che agisce senza aspettare.